Processo per i cani sciolti del clan Longobardi Beneduce. Pizzo e parcheggiatori abusivi. Tre restano in carcere e uno finisce ai domiciliari. Quarto, liste elettorali escluse, attese per l'esito del ricorso. Lungomare, terra di nessuno. Frana Villa Vellino, ma nessuno interviene. Benvenuti a questa nuova edizione del videogiornale di Cronaca Flegrea. Apriamo subito con Pozzuoli. 1000 multe in un giorno da 80 euro per un totale di 80.000 euro che finiranno nelle casse del comune di Pozzuoli. Sono i numeri del primo giorno della zona a traffico limitato di Corso Umberto a Via Napoli. In 17 ore, nella sola giornata di domenica, 1000 le targhe non autorizzate. Grandi numeri confermati anche ieri in appena 6 ore. Sono stati 300 i veicoli senza permesso. A segnalare gli automobilisti trasgressori sono state le 6 telecamere installate lungo la strada nei pressi dei 5 varchi. Restiamo a Pozzuoli, dove il comune si costituirà parte civile nel processo di lunedì 18 maggio contro usurai ed estorsori affiliati al clan Longobardi Beneduce. Il procedimento penale riguarda 9 imputati accusati di aver chiesto alle loro vittime, gestori di bar, somme di denaro come tangenti dovute per aver concesso in noleggio apparecchi di videopoker. Di questi 7 finirono in manette il 10 ottobre scorso. Si tratta di Loffredo, Napoleone del Sole, Ciro Scognamiglio, Vincenzo Mellone, Massimo Migliorato, Umberto Reazione, Giovanni De Felice. Restiamo in materia di estorsioni dopo le convalide dei fermi per i 4 del clan Longobardi Beneduce che imponevano il pizzo ai parcheggiatori abusivi. Ora i legali preparano i ricorsi al Tribunale delle Libertà. Intanto per uno di loro, il ventenne Luca Perez, il GIP di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari. Restano invece in carcere a Secondigliano Alessandro Iannone, detto Nasecana, e ritenuto l'erede del RAS Nicola Palumbo, alias Faccia Buffata, e Rosario Ferro, 24enne, figlio del fratellastro del boss Gaetano Beneduce, e ancora Pio Aprea, detto Priariel. Sono tutti ritenuti responsabili di tentata estorsione con l'aggravante delle finalità mafiose. Passiamo ora alla politica. C'è attesa quarto per l'esito dei ricorsi presentati al TAR dopo la non ammissione di numerose liste elettorali. Tra queste le ben 5 compongono l'intero schieramento di centrosinistra e le altre 2 che correvano da sole, Nuovo Centrodestra e Fratelli d'Italia. Il responso comunque arriverà domani. Passiamo di nuovo a Pozzuoli, dove la stagione estiva si appresta ad arrivare, ma il lungomare non è pronto ad accogliere i numerosi vacanzieri cittadini appassionati di mare e sole. Non molto tempo fa, il lungomare di Pertini fu oggetto di riqualificazione con una nuova pavimentazione, area giochi e panchine nuove. Ora di questo restyling è rimasto ben poco. Graffiti e scritte sfregiano i muretti, erba incolta che invade le panchine in pietra, delle 10 fontanelle solo 2 sono funzionanti e l'area giochi è ormai quasi inesistente. Infatti le reti di contenimento dei campetti di basket sono quasi tutte bucate e strappate, di 5 giostrine ormai restano 2 scheletriche strutture. A tutto ciò si aggiungono anche buche tra l'erba, seri pericoli per passanti e bambini. Sono trascorsi 3 mesi dalla frana che ha colpito il parco pubblico Villa Vellino, ma nulla è stato fatto per mettere in sicurezza l'area. Nonostante le nostre numerose segnalazioni, l'ala ovest del fazzoletto verde è ancora invasa dai grossi lastroni di pietra e dalla terra venuta giù a seguito del crollo di uno dei muri di recinzione. A rischio anche una delle taberne romane poco distante. Questa era anche la nostra ultima notizia. Ora passo la parola ad Angelo Greco per le ultime sullo sport flegreo. Arrivederci. Grazie Violetta, un saluto agli amici di Cronaca Flegrea. Con la puntata già retrocessa di una settimana, si è conclusa domenica la regular season del campionato nazionale dilettanti. La puntata ospitava in casa il Potenza e ha vinto lo Stadio Lucani per 3-2. Il primo tempo si è concluso 1-1 con le reti di Lolaico su calcio di rigore e pareggio per la Putiana di Signore.
La ripresa sembrava ricalcare perfettamente il canovaccio della prima frazione, con ancora un vantaggio potentino sul calcio di rigore. Questa volta però a segnare la rete è stato il Putiano Viola, e ancora un pareggio di Signori sul calcio d'angolo. Però a 2 minuti dalla fine è arrivata la rete finale di Cecconi, brava a sfruttare un errore di Ifregerio. Con l'autocessore in eccellenza si chiude forse uno dei campionati più tristi per la Putiana nel 1902. I tifosi, seppur amareggiati per la retrocessione appena avvenuta, sperano che dall'eccellenza si possa ripartire con progetti lungimiranti e non più stagioni improvvisate come quelle appena trascorse. Cambiamo decisamente argomento, passando alla pallavolo, dove il Rione Terravolle ha battuto 3-0 il Battipaglia a domicilio e così si qualifica per la semifinale playoff. Il primo avversario tra la squadra allenata da coach Cirillo e la storica promozione in Serie B sarà il Volla, con la gara di andata in casa dei Vesuviani e ritorno domenica pomeriggio a Pozzuoli. In caso di Bella si tornerà di nuovo alle falde del Vesuvio. E rimanendo ancora in tema playoff, cambiamo però sport, passiamo al calcio a 5, dove il Real Pozzuoli è attesa dalla semifinale promozione. Semifinale che era prevista 7 giorni fa, ma che la Lega ha spostato di 7 giorni per problemi burocratici. I ragazzi di coach D'Alicandro affrontano l'Aversa domenica al Gioca Bonito di Via Campana, con calcio inizio alle 16. Il presidente Pastore spera che a questo storico evento della rinomata squadra calcettistica putiolana possa giungere più gente possibile. E questa era l'ultima notizia, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì per una nuova puntata del videogiornale e a martedì per un nuovo punto dello sport.